E quindi perdi l'unicità del Cristo, perdi la dimensione assoluta di quest'unico evento. E in realtà Eckhart, ma così Dogen, quando parla del Buddha come anche un problema, non è solo la medicina, può diventare un veleno, perché se noi pensiamo che è solo là, è solo irraggiungibile, è solo qualcosa che noi possiamo guardare dal basso e mettiamo su un piedistallo, allora tutta la dirompente energia creativa di questo esempio si perde. Noi non siamo chiamati semplicemente a essere ammiratori di un esempio, ma a diventare quello stesso esempio. Essere figli di Dio è questo. Essere già nell'illuminazione è questo. E qui anche la grande differenza tra essere qualcosa e possedere qualcosa. Non si ha l'illuminazione, non si possiede la grazia, ma si è nella grazia, si è nell'illuminazione. È in questo senso che allora può acquistare un significato diverso, non presuntuoso. Non è più dettato dalla vanagloria, dalla prosopopea, l'idea di dire e di esperire nella propria vita la resurrezione o l'illuminazione. Quindi in questo senso vediamo questo radicale rovesciamento che in realtà è un'adesione più piena alla radicalità del messaggio stesso che la tradizione consegna. Dogen esordisce nel suo testo citando due detti, i due maestri cinesi della tradizione Chan, e scrive: è stato detto, non ci sono vita e morte quando il Buddha risiede all'interno di vita e morte. Ed è stato detto ancora, se non c'è alcun Buddha all'interno di vita e morte, non c'è alcuna illusione circa vita e morte. Questo è ciò che affermarono i maestri Zen, Kassan e Zhouzhan in merito a vita e morte. Essi erano uomini illuminati e perciò dovremmo studiare con cura il significato delle loro parole. Solo che quando si va a vedere la frase originale dei maestri, viene fuori che avevano detto una cosa un po' diversa, anzi esattamente il contrario. Qui io cito dal commento che Gisso Forzani ha scritto, che si trova anche in internet, e c'è una parte in cui appunto focalizza questo tema. Due monaci, Kassan appunto e Zhouzhan, vissuti in Cina tra l'ottavo e il nono secolo dopo Cristo, quindi Dogen vive nel tredicesimo, sono circa 5 secoli prima di lui. Discorrevano camminando. Zhouzhan diceva: se non c'è Buddha nella vita e morte, non c'è né vita né morte. E Kassan diceva: Buddha nella vita e nella morte significa non illudersi riguardo a vita e morte. Poi l'aneddoto continua, si recarono a riferire la loro discussione al loro maestro e Kassan chiese: siamo incapaci di stabilire chi di noi due sia più vicino alla verità. Il maestro disse: uno è vicino, l'altro è lontano. E Kassan chiese allora di nuovo: chi di noi due è vicino? Il maestro disse di tornare l'indomani. Il giorno dopo Kassan tornò a chiedere e il maestro disse: chi è vicino non chiede, chi chiede non è vicino. Adesso, al di là di questo aspetto che ci farebbe subito pensare allora in che senso Zhouzhan, che non chiede, è più vicino di Kassan, la cosa interessante è che io ho provato un po' a schematizzare per non perdermi nei meandri interpretativi, sembra questa. Allora, andiamo con calma. Una frase è: se non c'è, la provo a scrivere in modo un po' sintetizzato, tipo formule. Se non c'è Buddha, allora non ci sono vita e morte. Questa è la frase iniziale. Se non c'è Buddha, nella vita e nella morte, non ci sono vita e morte. Questo meno è non. L'altra frase di Zhouzhan: Buddha nella vita e nella morte significa non illudersi, non illusione, diciamo, rispetto alla vita.
c'è Buddha nella vita e nella morte, allora non sono nell'illusione. Scusa, puoi ripetere la prima? La prima è: se non c'è Buddha, meno B è non Buddha, se non c'è Buddha, allora non c'è vita e morte, non c'è Shoji. No, ma rispetto a questo. Ma dice, ma dice, se oggi non ha canino, o tocca male bacco. Questa è quella che di Dogen. Però Dogen dice... Non ho Dogen, i maestri. Voi avete il testo di Dogen. Ah, scusa, sì, sì. Queste sono le frasi che dicono i maestri nell'aneddoto originale. Ah. Dogen dice, come hanno detto questi maestri, e dice esattamente l'opposto. Cosa dice Dogen? Questa è la parte originale del brano che ho letto prima. Invece Dogen dice: se c'è Buddha, allora non c'è vita e morte. Se non c'è Buddha nella vita e nella morte, questo vuol dire che non c'è illusione. Tutto l'opposto. Questo volevo solo puntualizzare questo per provare a dire, ma in che senso uno ci viene a dire una cosa, che poi lo vediamo anche con Eckhart, c'è questo discorso. Eckhart nella sua lettura della parabola di Marta e di Maria trasforma la sua interpretazione rispetto a quella corrente che dà a Maria il primato rispetto a Marta, la donna attiva, mentre Maria è la donna contemplativa, e dice no, Marta aveva capito tutto e Gesù lo sa che l'ha capito tutto, ed è per quello che dopo vedremo. Per cui vorrei provare a puntualizzare questa stranezza e in questo senso provare a pensare cosa significa rigenerare la via e illuminarsi nuovamente ad ogni istante. La prima frase, diciamo, dell'aneddoto originario dei monaci dice che se noi non introduciamo una distinzione arbitraria tra Buddha e non Buddha, se non c'è Buddha, cioè se noi facciamo a meno di pensare che c'è un Buddha che si illumina, che è illuminato, e che quindi questo Buddha è diverso dal resto, se non troviamo, se non esprimiamo una particolare idea di un Buddha definito, allora le cose restano così come sono, non abbiamo più quella distinzione, quella dicotomia, quel dualismo tra vita e morte, ma quindi non si dà vita e morte. Questo dice il monaco Cassan all'inizio. Non si dà vita e morte può essere preso in un senso positivo, cioè siamo totalmente nel fluire delle cose, ma in realtà può anche significare un astrarsi da questo flusso, un voler fuggire dalla realtà delle cose. Ecco perché l'altro monaco, Jozan, dice: se noi vediamo Buddha nella vita e nella morte, allora non ci illudiamo. Scoprire che è all'interno della vita e della morte che c'è Buddha, che Buddha non è altro da questo vivere e morire, allora in questo senso noi superiamo la contraddizione. Non perché buttiamo la nostra idea al di là della vita, perché proiettiamo in un altrove, paradiso, Buddha, Nirvana, al di fuori di questo nostro vivere e morire, lo scioglimento della contraddizione, ma perché vediamo che l'illuminazione è qui nel vivere e morire. Shoji ha questa unità di espressione per dire qualcosa di unitario in figura di due. Shoji sono due caratteri, il primo nascere o nascita, vita o vivere, e il secondo morte o morire. Nella lettura sino-giapponese non c'è una distinzione netta come nelle nostre lingue occidentali tra il sostantivo e il verbo. Per cui dobbiamo sentire tanto il nome, nascita e vita oppure morte, quanto l'atto, il processo, il nascere continuo, il vivere continuo e il morire continuo. Ogni istante potremmo dire è shoji, è vita-morte, è nascita-morte, è nascere-morire. Scusa, quello di Cassano dopo non ho capito. Allora,
La prima frase, se non c'è Buddha nella vita e nella morte, non c'è né vita né morte, sembra voler dire che se non introduciamo in modo forzato questa idea di un Buddha come qualcosa che ci aiuta a uscire dalla vita e dalla morte trovando un senso, trovando una risposta, se non c'è Buddha nella vita e nella morte, allora non c'è vita e morte come problema. Perché noi viviamo nella vita e nella morte senza sentire il bisogno di proiettare una realtà trascendente. Che è un problema che ancora più fortemente forse possiamo avvertire in un certo tipo di tradizione occidentale, che per risolvere i problemi del qui e dell'ora, cosa fa? Proietta tutto in un al di là o in un altrove, e quindi in un certo senso rischia di sminuire, di deprezzare la vita qui ed ora. La seconda frase, Buddha nella vita e nella morte significa non illudersi riguardo alla vita e alla morte, sembra dire che appunto è in questa vita e morte che bisogna scoprire e abitare la contraddizione. Ma che cosa dice allora Dogen? Quando Buddha è nella vita e nella morte, quando il Buddha risiede all'interno di vita e morte, non ci sono vita e morte. Quindi Dogen qui sta rovesciando la prima frase. Buddha nella vita e nella morte significa che tutta la vita è Buddha, che tutta la morte è Buddha, che non c'è alterità, non c'è distanza, non c'è nemmeno una processualità che dal vivere va verso il morire. E qua ci ritorna utile un passo che avevamo visto nel Genjo Koan di Dogen, quando dice non è che la legna diventi cenere, o che la cenere torni ad essere legna. La legna è totalmente legna, la cenere è totalmente cenere. Non è che l'inverno è semplicemente in preparazione alla primavera o che la primavera sia l'esito dell'inverno, ma l'inverno è tutto inverno ed è pieno, in questo senso è vitale, è natura di Buddha nel suo essere inverno. Non aspettatevi qualcosa dopo l'inverno. È qui nell'inverno che già c'è la vita. E la primavera non è qualcosa che viene dopo, ma è tutta in sé stessa, natura di Buddha. Quindi è come se ci cercasse di aiutare a non pensare la vita solo come una specie di treno lanciato verso un punto finale che è la sua morte, o la morte come la conseguenza di una vita. La vita è tutta vita, la morte è tutta morte. Entrate in accordo, in comunione con la vita così come essa si dà, e quando sarà il momento del morire, allora entrate in comunione con il morire. Ma non pensate sempre solo a questa transizione come se ci fosse un obiettivo da raggiungere, come se questo istante fosse solo preparazione a. Certo, va benissimo anche vedere il seme che piano piano matura sapendo che poi diventa fiore, ma anche il fatto che cioè, quel seme lì, in quel momento è solo seme, è già natura di Buddha. Non dobbiamo aspettare che diventi fiore per essere finalmente confortati e sicuri che quel seme aveva un senso. Posso dire una frase di Paolo ai Romani? Quando viviamo siamo del Signore, quando moriamo siamo del Signore. Nessuno vive per se stesso, nessuno muore per se stesso, sia che viviamo siamo del Signore, sia che moriamo siamo non del Signore, nel Signore, sia che moriamo siamo nel Signore. La quarta frase, dopo le prime due, diciamo, dei monaci, questa è la seconda di Dogen, cosa dice? Se non c'è Buddha in Shoji, in vita e morte, non c'è alcuna illusione. Quindi anche qui un rovesciamento dell'idea iniziale che diceva se c'è Buddha allora non c'è illusione, che Buddha mi aiuta a liberarmi dell'illusione. E invece Dogen dice